Allora, salve a tutti, sono Matt Drum Covers e questa è la seconda parte, diciamo un aggiornamento della collezione di CD. Dunque, il primo video l'ho fatto ad agosto e adesso vi farò vedere tutti i CD che ho preso. Scusate, fino a adesso, oggi è il 5 di novembre. Dunque, il primo nuovo è la Derby Rock degli AC/DC. Questo l'ho preso proprio a caso, cioè non avevo proprio intenzione di prenderlo, però comunque era uno dei CD che dovevo prendere prima o poi. Io ho visto a poco prezzo, ho preso la palla al balzo. Ok, poi The Alter Bridge, Blackboard. Questo è un album che ha alcune canzoni belle, ma diciamo che non mi è piaciuto così tanto come Fortress. Poi fammi vedere perché qua non mi ricordo. Ah, ecco, eccone un altro. Aerion Into the Electric Castle, questo è il terzo album del progetto. Ehi, ciao, ehi! Sì, è uno dei più fighi, per questo ce l'ho. È veramente atmosfere cool. Come cacchio sto parlando? Vabbè, lasciamo perdere. Oh, muore, abbiamo una bella manciata di album nuovi. Questo è Are You Kidding Me? No, dei Dastrage. Che se non avete ascoltato vi consiglio di farlo. Anche se non credo che piaceranno a tutti perché sono un po' casinali, diciamo. Sono italiani. E si meritano tutto il successo che hanno. E molto altro. Poi abbiamo ben 5 album di Devin Townsend. Chi? Sì, chi? Chi? Adesso rimetterò a posto. Chi? Abbiamo poi Addicted. Deconstruction. Ok. Poi Epic Cloud. Glorioso. E poi quello che mi è arrivato oggi, che è il nuovo, anzi i nuovi, abbiamo Z2. Che veramente devo far vedere perché è veramente troppo bello. È veramente troppo glorioso. Wow. Cioè, non ho parole. Allora, andiamo avanti. Perdonatemi se alcuni di questi album già li ho fatti vedere, ma comunque non ricordo bene. Comunque penso di che American Idiot, The Green Day, Saint Anger, Metallica e Absolution The Muse li abbia fatti vedere, penso. Vabbè, comunque. Hake on the Mountain, questo è uno dei migliori album degli ultimi anni, se non il migliore album degli ultimi anni, secondo me. Se vi piace il progressive, non andate a cercare qualcos'altro. Sentite questo album. Ovviamente non rientra e devo stoppare di nuovo. Ok, benissimo. Dopo, dunque, se vi ho fatto vedere Absolution, il prossimo è in teoria questo è un album live con DVD pure. The Muse live allo Stadio Olimpico di Roma. È molto figo, anche se il suo difetto è che mi sono piaciute più le tre canzoni bonus. Che è tutto il concerto di Roma. Secondo me dovrò riprendere questo. Vabbè, comunque, un altro difetto che non mi piace è come è in pacchetta, cioè, wow, è orribile. Vabbè, comunque, un bel concerto da vedere, anche se molto tagliato rispetto a come l'hanno fatto originariamente. Abbiamo poi due album di Porcupine Tree che si aggiungono a Fear of a Blank Planet. In Absentia e Deadwing, capolavoro dei capolavori, del capolavoro dei capolavori. Ok, bene, 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 bene. Appresso c'è Arclight dei Rammstein. Questo è un gruppo molto particolare che non consiglio a tutti, però se vi piace, buon per voi.
Poi due album nuovi di Rush che si aggiungono a Moving Pictures, Hemispheres e Permanent Waves. Dopodiché, non so se ho fatto vedere Toxicity, ma comunque, cosa non ho fatto vedere è Hypnotize, che ho comprato finalmente, adesso ho tutti i CD dei System of a Down. Beh, questo è tutto. Ci vediamo, che perché no, fra un po' per un altro aggiornamento. Un altro aggiornamento, un applauso a me per la grammatica.